morte sacrificate per l'amore in Dio e la pace. Erano più di 800 all'alba di quel 14 agosto 1480 quando i turchi segnarono col sangue il loro arrivo a Otranto in provincia di Lecce, un eccidio di cittadini divenuti santi, martiri e patroni dell'arcidiocesi che onora la memoria dei santi Antonio Primaldo e compagni ricordati come i martiri di Otranto. La celebrazione eucaristica è stata l'occasione per ricordare ai fedeli l'insegnamento lasciato dai martiri, ovvero la loro fede in Cristo che ci rende fratelli e sorelle animati dall'accoglienza, un'accoglienza che passa attraverso il mare Mediterraneo. Mediterraneo che non può essere un cimitero, come il Papa, ahimè, sottolinea, ma deve essere quel laboratorio di incontro tra popoli, tra spiritualità, tra arti, scienze, tecniche, filosofia, quella culla di civiltà che è la sua vocazione. I martiri sono luce ed esempio per la città a cui erano così legati da accettare l'atroce destino, così come tanti hanno sofferto per l'impegno sociale e civico illuminato dalla fede in Cristo. I martiri, cittadini di Otranto, ma anche italiani, europei e mediterranei. Mi piace vedere un prolungamento della loro scia in tanti santi martiri civili che hanno pagato con il sangue il loro impegno per la nostra società. Per citarne soltanto alcuni, Don Pino Puglisi, Don Peppe Diana, il giudice Rosario Livatino, ma anche il nostro Aldo Moro, Vittorio Bachelet, potremmo continuare. Hanno dato la vita per l'Italia, per un'Italia migliore. I martiri insegnano che l'amore è più forte del male e che in ogni situazione in cui l'amore vince si anticipa il mondo nuovo, ha ribadito l'arcivescovo Monsignor Francesco Neri nella sua omelia e ai fedeli ha detto di non lasciarsi scoraggiare. Qual è il messaggio che i martiri di Otranto hanno ancora oggi da dare a chiunque abbia fede? Il primo messaggio naturalmente è la centralità di Gesù, il nostro Signore. Gesù Cristo è qualcuno per il quale vale la pena di vivere, di lavorare, di soffrire e se necessario anche di morire, perché qualcuno da amare. Quando si ama si è pronti a soffrire, si è pronti anche a morire. Chi crede quindi non si deve mai scoraggiare? Non si deve scoraggiare perché c'è la forza dello Spirito Santo che ci attira a Cristo e quindi ci dà la forza di rimanere fedeli a Lui anche nel momento della tribolazione.